Da New York a Rio de Janeiro, a Londra, a Roma, anche Trani partecipa a questa giornata di sensibilizzazione verso un problema così serio, così importante come quello dell'autismo. Non è giunta nessuna richiesta ufficiale, ma c'è stata solo una grande sensibilizzazione, c'è stata un'intesa di occhi, un'intesa di cuori, un'intesa di strette di mano che ha portato a ritenere tutti quanti, tutti anche gli amministratori qui presenti, quelli a Palazzo di Città che hanno condiviso questa iniziativa, di iniziare questa sensibilizzazione che ci sarà domani con la giornata mondiale dell'autismo illuminando un monumento. Si è scelta la centralissima chiesa di San Francesco e sono certo che la risposta della città sul punto sarà sicuramente attenta, sarà partecipe, è un argomento di estrema attualità in queste ore ancora di più nella città di Trani, ma noi vogliamo con questa simbolica illuminazione di questa bellissima chiesa del centro accendere i riflettori su una sindrome, quella dell'autismo, su uno spettro che giunge in tante famiglie, inaspettato, estremamente doloroso, e vogliamo con questa luce blu dare anche poi una luce di speranza a tutte quelle famiglie che hanno la forza di affrontare questo dramma, questa situazione che esplode, ma hanno anche la capacità di creare un rapporto d'amore e di trasformare questo rapporto d'amore in un rapporto di speranza e per una vita di pressoché normalità, anche grazie ai grandi passi in avanti che la società ha fatto nel mondo della scuola, nel mondo delle istituzioni e più in generale con il terzo settore. Abbiamo il cuore colmo di commozione, ma abbiamo anche la gioia di essere tra i primi comuni, forse anche d'Italia, che nella notte tra l'1 e il 2 aprile sensibilizzano la popolazione su questo argomento. E a testimonianza di questa unità della città c'è anche il presidente del Consiglio Comunale, che dovrebbe rappresentare proprio la sintesi della volontà della politica cittadina di impegnarsi concretamente anche su questi argomenti. Ma questi sono argomenti che toccano tutti in maniera trasversale, di estrema attualità, come ricordava il sindaco, anche per l'aumento esponenziale dei casi di autismo non soltanto sul territorio ma diciamo in tutta la comunità europea addirittura. Quindi oggi senz'altro una dimostrazione della sensibilità della città di Trani nei confronti di una problematica che non è ancora conosciuta da molti, che nasconde parecchi lati oscuri e che ci auguriamo che nei prossimi tempi potrà essere un oggetto di scoperte scientifiche anche che possano portare se non proprio la guarigione, ma quant'anche una qualità della vita migliore rispetto a quella attuale.